troviamo qui in via Raffaello Sanzio, davanti alla posta, dove abbiamo detto di recente che Liliana usava prendere il bus che la portava in centro a Trieste. Da notare che la telecamera è molto stretta sul postamat, quindi non riprende la strada ma solo lo sportello elettronico. Tra Piazzale Gioberti e l'ufficio postale c'è anche la Despar. Tra l'altro, qui si può imboccare via delle Ninfe che sbuca su strada di Guardiella. Quindi, da dove c'è l'isola ecologica, se non si pigliasse via San Cirino, si potrebbe poi comunque arrivare alla fermata del bus tagliando da via delle Ninfe. Alternativa, strada che passa nemmeno troppo lontano dalla casa di Fulvio. Da qua adesso invece imbocchiamo strada di Guardiella.
Qui invece stiamo scendendo da via Damiano Chiesa, adesso vedremo davanti a noi l'isola ecologica, dopodiché faremo la strada San Cilino per poter osservare da vicino i due marciapiedi e capire bene da che lato convenga camminare a chi proviene appunto dall'isola ecologica. Come vedete adesso IVA è ancora chiusa e più avanti sulla destra c'è la chiesa e piazzale Gioberti. Una ovviamente delle ipotesi è che lei salga in auto sul lato posteriore della chiesa, perché quello è un punto da cui veramente non la vedrebbe nessuno. E ci sono altre due informazioni molto interessanti da dare. Ad esempio, Sebastiano disse di aver comprato la ciclette perché durante il Covid non poteva andare in bici. È vero che teoricamente durante il Covid non si poteva andare in bici, ma a quanto pare lui riusciva a eludere facilmente questo problema recandosi proprio nella zona del parchetto, perché lì non c'erano controlli da parte dei vigili. Quindi lui faceva su e giù quei 500 metri, da come mi è stato detto, e riusciva in qualche modo ad allenarsi lo stesso. E un'altra notizia importante riguarda ancora una volta le telecamere. Ci si è chiesti come mai le telecamere della scuola di polizia non vengono cancellate mentre altre sì, perché una persona molto attenta alla salute di Liliana, quindi una persona amica Liliana, capendo da subito che poteva esserci qualcosa che non andava, chiese con una telefonata per sicurezza alla scuola di polizia di non cancellare le telecamere. In alternativa, probabilmente oggi non ci sarebbero state nemmeno quelle.
Rispondiamo anche a questa domanda sull'orologio. Ovviamente la situazione dell'orologio è strana ed ambigua. Durante la colluttazione questo orologio non si sa perché si toglie, perché durante una colluttazione generalmente l'orologio non lo si dovrebbe perdere. A questo punto, intelligentemente, l'eventuale killer pensa: se qualcuno controllerà a casa noterà che manca l'orologio, allora per non destare sospetto rimettiamolo al polso. Più probabile sarebbe la seconda ipotesi, se non fosse che io non ho mai creduto molto al fatto che Liliana possa essere morta in casa, perché in quel caso sarebbe tutto logico. Ovviamente in casa generalmente non si porta l'orologio. Se lei muore in casa ma io devo fare credere che lei sia morta fuori, cosa farò? Metterò sul corpo di Liliana gli accessori tipici che lei indossa quando esce. Chi la troverà così penserà che non è morta in casa, perché generalmente in casa lei non teneva l'orologio. Per cui se una persona è morta con l'orologio non dovrebbe essere morta in casa. Stesso discorso potrebbe valere per le chiavi e per la borsetta. In casa lei non avrebbe chiavi in tasca, fuori casa le avrebbe, ecco perché mettere quelle. Però perché sbagliare, paio? Se sei il marito sai benissimo quali sono le chiavi giuste. Per cui c'è chiaramente qualcos'altro, l'ho sempre detto infatti, che la mano non è quella di Sebastiano. C'è comunque una ulteriore possibilità, quella che il killer metta l'orologio perché proprio quell'orologio deve indicare qualcosa di preciso. Questo qualcosa di preciso non potrebbe che essere l'orario, ovvero le 9:17. Questo perché, e l'abbiamo anche già detto in passato, forse alle 9:17 qualcuno ha un alibi.